Percy Bysshe Shelley in un minuto. Vive tra il 1700 e il 1800 e insieme a Lord Byron e John Keats viene considerato uno dei più eminenti poeti romantici inglesi di seconda generazione. E sì, era il marito di Mary Shelley, divenne famoso per le sue liriche, come per esempio Ode to the West Wind, ma soprattutto per i suoi poemi narrativi visionari, come Prometeo liberato. La sua vita fu da un lato idealista e da un lato anticonformista, e questo lo rese oggetto di denigrazione da parte della società. Anche la sua posizione in fatto di religione era piuttosto complessa, lui si dichiarava ateo e materialista, ma in realtà era panteista ed epicureo, e secondo lui il poeta era un medium che attraverso il linguaggio andava a scoprire la verità. Il grande amore e la conoscenza per l'arte classica gli consentono la stesura del poema universale. Lo sapevate che gli Shelley erano vegetariani? Percy Bysshe Shelley, in una parola, contraddittorio.